Ne abbiamo parlato diffusamente anche qui a Uno Mattina, la notizia sulla stretta dell'uso dei cellulari alla guida, sugli allarmi obbligatori per i seggiolini dei bimbi sulle auto che avvertono se magari dovessimo dimenticarli. Bene, questi provvedimenti sono saltati dalla manovra perché sono tra le misure definite inammissibili da parte della Commissione Bilancio della Camera. Non torniamo sulla questione politica, ma torniamo invece sulla sicurezza stradale, perché legge o no, la sicurezza stradale è importante e se ci distraiamo causiamo morte e possiamo provocarla anche a noi stessi. Non si scherza su questi argomenti. Il telefono squilla, arriva il messaggio e noi che facciamo? Rispondiamo. Sbagliato. A questo punto ne parliamo con Luca Andreoli della rete La Nuova Guida, che a brevissimo ci illustrerà questo vademecum che tra l'altro stringe fra le mani, che è molto semplice e che ci dà anche la dimensione di quanto siamo sciocchi alla guida. Però chi sono i corsari del volante? Li hanno interpretati per noi Desi D'Addario e Iaris Selvetella. Vediamo. Pronto? Tesoro? Sì, sono io, sì. Stai guidando? Ah, il preventivo della campagna. Devi attaccare, stai guidando? Sì, 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 mi dica. Attacca? Ah. Almeno sì, costa. Sì, pensavo attacca. Effettivamente, mi sembra che aveva detto 100 euro. Attacca? Guardi, sì, ci penso, la richiamo io magari, eh? Sì, arrivederci. Tesoro, quando si guida non si parla al telefono, sei un pirata della distrazione. Può abbassare la musica, è troppo alta. Ma è una canzone bellissima questa, dai! La musica piace anche a me, lo sai, ma così ti distrae, per favore abbassa. Parcheggio e vai! Perché abbassi il volume se non ti distrae? Lo sai perché? Perché sei un pirata della distrazione. Metti. È una cosa urgente del lavoro, finisco tra un attimo, vai, su, per favore. Attenzione, ma tu mi fai la morale, dai. Che parli sempre al telefono mentre guidi, ma, dai, su, un certo, attimo di pazienza, certo, però. Sì, oh. Perché sono io il pirata della distrazione. Molto credibili Iari e Desi, perché effettivamente succede esattamente questo negli abitacoli, ma non dovrebbe succedere. Allora Andreoli, abbiamo reinterpretato queste distrazioni. Le cause più frequenti quali sono? Telefono? Sicuro? Vabbè, telefono sia per fare telefonate e anche ancora di più lo smartphone, poi magari avremo l'occasione di dare anche consultazione di internet, prenotazione di viaggi, internet. Tutto in macchina. Però in realtà le fonti di distrazione sono innumerevoli, vanno da mangiare, fumare, bere, interagire con gli occupanti al veicolo. Per le donne truccarsi. Per le donne truccarsi, fondamentale. Interagire con i dispositivi, l'aria condizionata, il navigatore satellitare, lo stereo e chi più ne ha più ne metta. Quindi le fonti di distrazione sono innumerevoli. Alcune sono intuitive, quindi una distrazione che comporta una distrazione visiva, una distrazione acustica come quella che ci hanno fatto vedere con la musica ad alto volume, o anche quelle tipo biomeccanico, quindi proprio togliere le mani dal volante. E armeggiare con qualcosa. Poi le più sudore sono le distrazioni tipo cognitivo, quelle normalmente non ci pensiamo, e c'è uno studio interessantissimo dell'Università dello Utah che ha dimostrato scientificamente che una distrazione tipo cognitivo, quindi non necessariamente distogliere lo sguardo al volante, che può essere anche dettare un comando vocale all'assistente. Vabbè, diciamo far convergere la mente, ecco, su qualcos'altro che non è il volante, i pedoni e le altre macchine. Hanno scoperto in modo scientifico che determina una latenza di 27 secondi. Cosa significa? Che se io ho un livello di attenzione alla guida, che deve essere molto alto,
una qualsiasi distrazione, una volta che è terminata, per tornare al livello di attenzione precedente, mezzo minuto, devono passare 27 secondi. E questo significa che in quel lasso di tempo i nostri tempi di reazione mediamente si allungano di circa la metà, quindi da circa un secondo a un secondo. Parlava prima di smartphone, quindi sullo smartphone c'è tutto, compreso anche il navigatore che molto spesso utilizziamo per raggiungere una località, sì, e anche quello potrebbe essere utilizzato un grano salis. Assolutamente sì. Ecco, poi lo smartphone di fatto ha, all'aumentare delle funzioni, perché ormai è un computer molto complesso, aumentano in proporzione anche il tipo di distrazioni. Do qualche dato statistico. Comporre un numero di telefono con la mano, per comporre un numero di telefono necessitano 7 secondi, per leggere e rispondere a un SMS 10, per scattare un selfie, perché sembra incredibile ma c'è anche questa abitudine, servono 14 secondi, e per interagire con un social network 20. Ma quando noi camminiamo con una macchina, supponiamo 100 all'ora, in un secondo si percorre un poco meno i 30 metri. Quindi se applichiamo questi metri per i secondi significa che centinaia di metri dove guidiamo totalmente alla cieca. Quindi dire che siamo dei pirati della situazione quando facciamo queste attività è sicuramente anche corretto. Chi sta nell'abitacolo, perché giustamente i due del servizio si rinfacciavano l'un l'altro comportamenti non corretti, però c'è chi canta, c'è chi animali liberi che girano dentro l'abitacolo, cioè bisogna tenere sotto controllo anche chi sta con noi. Sì. Questa ciurma, sempre per usare la metafora del pirata, del pirata, a parte che chiunque ha amici o i figli sa che sono fonti di distrazione, ma addirittura è stato provato da una fondazione autorevolissima americana che nel caso dei teenager americani, quindi diciamo fra i 16 e i 20 anni, quindi i primissimi anni della patente, addirittura la causa di distrazione per l'interazione con uno o più occupanti del veicolo supera come percentuale di distrazione quella degli smartphone, quindi addirittura il 15%. E quindi questo è subdolo perché non ci pensa spesso. Abbiamo un altro cartello per pensare a come comportarci, questa volta in maniera corretta, anche se c'è da correggere, diciamo, anche l'uso per esempio degli auricolari, che in genere utilizziamo in coppia perché ce li forniscono così, invece la vostra indicazione è utilizzare un solo auricolare. Certamente, perché anche le distrazioni uditive sono fonte di pericolo. Quindi usare un auricolare ci consente di percepire anche il rumore della strada, l'ambiente strada, quindi sopraggiungere di un veicolo emergenza o quant'altro. E in più comunque limita anche il tipo di distrazione cognitiva. Quindi possibilmente usare il viva voce, se non c'è il viva voce, un auricolare. Studiare prima il percorso, ovviamente, non mettersi dove devo andare, chiedetelo ecco, prima, che magari quello meglio. Che diceva lei, quindi non armeggiare troppo col navigatore, ma pianificarlo. Rispondere agli SMS, è facile dirlo, è difficile farlo. Beh, insomma, ci sono adesso i telefoni che hanno anche la modalità guida, per cui se uno li seleziona, il telefono cessa di vivere per quei 10-20 minuti che stiamo nell'abitacolo. Noi ringraziamo Luca Andreoli della rete Nuova Guida, Pirati della Distrazione. Questo è un piccolo opuscolo che però rimanda anche a un sito che è www.lanuovaguida.it per formare voi stessi e anche chi prende magari di fresco la patente.